momenti più difficili della storia recente tra crisi energetica, conflitti e tensioni internazionali, come impatteranno sull'industria dell'auto, quale sarà il nuovo ruolo dell'idrogeno verde. Di tutto questo parleremo qui in Toyota Italia con l'amministratore delegato Luigi Luca. Cercheremo di darvi delle risposte. La crisi che stiamo attraversando sta avendo un impatto significativo sull'industria automobilistica, evidentemente con un aumento di costi delle materie prime, accesso ad alcune di queste materie, limitazione sulle componenti disponibili per la costruzione delle soluzioni di mobilità. Tutto questo però non deve rimettere in discussione l'impegno di noi tutti, soprattutto noi case automobilistiche, verso la neutralità carbonica e quindi verso le zero emissioni. Quindi continuiamo ad essere impegnati in questo campo. Questa ambizione si può realizzare attraverso una diversificazione, attraverso un approccio multitecnologico alla mobilità, cercando di offrire soluzioni con il più basso impatto ambientale possibile in funzione delle diverse situazioni geografiche, temporali e individuali. Sicuramente l'elettrico a batteria quindi rappresenta una delle soluzioni a zero emissioni che stiamo portando avanti e che stiamo accelerando. Akio Toyoda ha recentemente presentato nuovi 30 modelli che lanceremo entro il 2030, però giocherà un ruolo altrettanto importante da questo punto di vista anche l'idrogeno. E il nostro contributo è il contributo che noi vogliamo dare alla costruzione di una società fondata sull'idrogeno. Beyond Zero è la nostra strategia e l'obiettivo non è quello di arrivare solamente alle zero emissioni, ma di andare oltre in termini di mobilità, quindi attraverso il nostro brand Quinto offrire tutte le soluzioni di mobilità possibile. È la nostra ambizione di costruire una società migliore, ma anche offrire una migliore esperienza al nostro cliente finale attraverso soluzioni connesse, digitali e sicure. Beyond Zero ovviamente è un progetto globale e trova però la sua piena attuazione in due aree geografiche secondo me molto particolari. Uno sarà sicuramente il Giappone perché è ovviamente dove si basa Toyota, ma è anche dove stiamo costruendo un vero progetto basato sull'idrogeno, che è Woven City, quindi una città alimentata dall'idrogeno, una città connessa dove la mobilità a zero emissioni la farà da padrona. Ma l'altra grande regione in cui andremo ad accelerare sul programma Beyond Zero sarà proprio l'Europa. L'Europa perché ovviamente la sensibilità ai temi ambientali è particolarmente forte ed è anche molto forte in Italia, quindi vorremmo contribuire per creare una mobilità inclusiva, una mobilità per tutti. L'idrogeno è una vera e propria filosofia, l'idea di costruire una vera e propria società fondata sull'idrogeno. La nostra idea è quella di fornire le nostre celle a combustibile e lavorare con dei partner per realizzare progetti di mobilità, trasporto pesante, quindi camion, trasporto pubblico, quindi autobus e treni, navigazione, sostanzialmente tutte le soluzioni che possono essere alimentate a zero emissioni. È il nostro modo di essere sul mercato e di operare su questo pianeta.